Solo un paio di foto. No, proviamo a conoscerci questa sera. Mi parli un po' di lei, signor Pignon. Lavora al Ministero delle Finanze, credo. Sto alla contabilità, sì. La Torre Eiffel. È sposato? Sì. Cioè, no. La Torre Eiffel. È sposato o non è sposato? Cioè, mia moglie se n'è andata. Ah, sì? Con un mio amico. Succedono queste cose. Un tizio che ho conosciuto al ministero. Non è cattivo. Stava all'archivio. Una sera l'ho portato a casa. Sì? E a lei è piaciuto. Non so come abbia fatto, veramente, perché, detto tra noi, non è certo una cima. Come? Come hai detto? Il tizio col quale è scappata. Non faccio per dire, ma è un imbecille. No. Sì, ma imbecille da non credere. Ancora più imbecille di lei, cioè voglio dire, rispetto a lei, che invece è una persona intelligente. Senta, io di solito non sono volgare, ma quando ci vuole, ci vuole. È un coglione. Non mi dica. Lo pensano tutti d'altronde, e se lei lo conoscesse... Noi lo conoscerei molto volentieri, lei sa come rintracciarlo. No, si annoierebbe a morte. Parla soltanto del Windsor. Soltanto il Windsor, ma meraviglioso, come possiamo trovarlo? A lei interessa il Windsor? No, sì, molto, moltissimo. Come si chiama? Jean-Patrice Benjamin. Persino il nome è stupido. E dove abita? Alla Guadalupe. Ah. Sì, si è fatto trasferire all'isola della Guadalupe. Beh, in effetti forse è un po' troppo lontano. Mm. Ma lei è un appassionato. Di che cosa? Di Windsor. Moderatamente. Già, non bisogna esagerare, è dannoso per la schiena. Lei è sposato, signor Brochon? Sì, da 2 anni. E fila tutto liscio, immagino. Liscissimo. Io sono stato sposato 7 anni. 7 anni di felicità senza un'ombra. E poi un giorno... Ma come ha fatto a scappare con quell'individuo? Io proprio non riesco a capirlo. Lei parlava a sua moglie dei suoi modellini? Sempre, ininterrottamente. E ricordo che dopo aver fatto il ponte di Tancaville, aspetta, adesso le faccio vedere. Ho qui la foto. Sono stato lì ore e ore a spiegarle tutti i dettagli della costruzione. Non è esagerato dire che l'ho fatto seguire il progetto fiammifero per fiammifero. È stata una cosa appassionante. Specie il problema della portanza. Lei conoscerà senz'altro la delicatezza del problema della portanza nei ponti sospesi. No, ma è uno degli argomenti di cui ci parlerà mercoledì prossimo. È entusiasmante, vedrà. Ci ho messo 2 anni a fare Tancarville, 2 anni esaltanti durante i quali ho condiviso tutto con lei. I dubbi, le speranze. E poi un bel giorno, che cosa scopro? Che è scappata con quel sempliciotto! Una brutta botta, no? Una brutta botta, sì. Già. Comunque, è acqua passata. L'ho già abbastanza annoiato con le mie piccole disgrazie. Ecco qua la bestia. 346.422 fiammiferi. Oh, magnifico, ma comincio ad essere un po' stanco, signor Pignon. E le dicevo poco fa del problema della portanza. Ebbene, in un'opera come questa, la questione fondamentale è proprio il problema della portanza. Ma cominciamo dall'inizio. Che cos'è un ponte sospeso? Signor Pignon... Apparentemente la risposta è semplice. Un ponte sospeso è un ponte la cui piattaforma non poggia su dei piloni regolarmente piantati nel suolo. Ma questa è un po' semplicistica come risposta. È evidente che esistono altri parametri. E ora la farò ridere. Per me la definizione di un ponte sospeso è proprio... Signor Pignon! Sì? Mi scusi, ma non mi sento molto in forma. Temo di non riuscire a dare al suo lavoro l'apprezzamento che merita. Ma no, dispiace a me che lei non si sente bene. Tolgo il disturbo, signor Brochon. Mi spiace, davvero. Ma è interessantissimo quello che dice, sì. Ce la spasseremo mercoledì prossimo. Ah, sì. Non ci annoieremo di certo. L'accompagno. No, non si disturbi. Ma no, tanto devo chiudere la porta a chiave. Vedo che le serve una mano. Ecco, si alzi. Va bene, sì. È stata una buona presa di contatto questa sera, signor Pignon. Ora la conosco un po' meglio e non ne sono affatto deluso. Le ho parlato soprattutto di mia moglie, che è un argomento un po' triste. Ma non creda che io sia un tipo triste. Posso essere molto divertente, sa? Non ne dubito affatto. Se le raccontassi le mie vacanze, per esempio, giuro, un film comico. Un anno ero al mare... Me lo racconterai un'altra volta. Ero al mare con mio cognato. Andiamo sulla spiaggia per raccogliere conchiglie e ci becchiamo tanto di quel sole che eravamo rossi come 2 gamberi. Un film comico, le dico! Mi scusi, mi dispiace. E si è fatto male. Non si muova. Magari ha qualcosa di rotto. Che cosa sta facendo? Chiamo un chiropratico. Lasci perdere, non occorre. È un mio amico, è bravissimo. Le dico che non occorre. Mi creda, è il miglior chiropratico del mio quartiere. Non lo voglio, è il miglior chiropratico del suo quartiere. Lei se ne vada. Io me la cavo. L'aiuto ad arrivare fino al letto? No, per carità, non mi aiuti. Grazie della sollecitudine e buonasera. Non si muova. Oh, lasciaci alla segreteria. Al momento non siamo in casa. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
Sono io. Ti chiamo per dirti che non tornerò stasera e credo che non tornerò mai più. Mi spiace dovertelo dire tramite una segreteria, ma forse è meglio così. Addio, Pierre. Beh, io la lascio. È sicuro che non ha bisogno di niente? No, va bene così, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ma che video è questo? Ma anche lei lo trova un po' acido. Devo vomitare. Vieni con me, Lucien. Capignano, non era quella la porta! Interessante questa stanza, eh? Sì, è uno sgabuzzino, ci mette della roba vecchia senza nessun valore. È spaventoso, François. È spaventoso, ma me ne frego. Di che cosa? Qui c'è puzza di frode fiscale lontano miglio ed io me ne frego. Coraggio, Lucien, torna a casa. Domani andrà meglio. Affibberai un sacco di multe domani. Ecco, non dimenticare la borsa. Vuoi che ti dia la registrazione della partita? Sarà finita ormai. No, ormai non ho più testa per la partita. Arrivederla, signor Bronchon. Arrivederla. Arrivederla, signor Leblanc. Arrivederla. Ti accompagno. Oddio! Dai, su, non c'è niente da ridere. È stato un brutto colpo per Lucien, poveretto, dai. Ma che poveretto. Non se ne poteva più dalla sua boria. Il Cornelio. E invece il Cornelio è lui. Ho le corna come un cerro. C'è una signora avanti alla porta. Come? Sullo zerbino, avanti alla porta, c'è una signora ed è alquanto mal ridotta. Una signora? Corre! Ma chi è? Marlene! Gli uomini sono veramente ignobili! Ma che fine hanno fatto i tuoi quadri? Non ha importanza, lascia perdere. Ma tu piuttosto, che ti è successo? È colpa tua. Ero talmente sconvolta poco fa che non sono riuscita a tornare a casa. Avevo bisogno di parlare con qualcuno. Ma da chi si può andare alle 10 di sera così, senza preavviso? Allora ho pensato a un tipo, uno che ho conosciuto tempo fa.